Benvenuti in questo nuovo episodio di iSir, il corso di inglese fatto apposta per le persone che già hanno dimestichezza con la lingua inglese e vogliono affinare il loro vocabolario, la loro grammatica con delle cose che molto spesso non vengono viste in un classico corso di inglese. Nel mio video precedente avevo introdotto diversi modi per manifestare il dovere di fare una cosa. Questo mi permetterà di introdurre l'argomento di oggi, che sono i 6 modi per dire ora. Non intendo dire ora nel senso di orario, ma nel senso di adesso. Io in questo video riporto i 6 modi che conosco io e sono sicuro che qualche altro modo mi stia sfuggendo, ma diciamo introdurrò questi. Quindi sicuramente molti di voi conosceranno now, ma si può anche dire right now, oppure si può dire right away, oppure c'è un modo più britannico di dire adesso, straight away. Ovviamente ci sta anche immediately, che in realtà significa immediatamente. E poi ce n'è un altro che ho scoperto tipo pochissimi anni fa, forse 2 anni fa, che è at once. Allora, facciamo degli esempi. Semplicemente, l'esempio di oggi è: voi state dicendo a un vostro amico di fare qualcosa adesso e vuol dire hey mate, you got to do this now. Oh, hey mate, you got to do this right now. You got to do this right away. Oh, you got to do this straight away. You got to do this immediately. Oh mate, you got to do this at once. Voglio condividere con voi come ho scoperto che at once può essere utilizzato per dire adesso. L'ho visto guardando il film Star Wars, Il risveglio della forza, in lingua inglese. And who gave you permission to remove that helmet? I'm sorry, Captain. Report to my division at once. Molto bene. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente iscrivetevi al canale, così che quando pubblicherò altri video voi ne sarete informati. Colgo anche l'occasione per invitarvi a guardare gli altri format, non solo i condotti EPS, ma Gymplot e gli anime della nostra infanzia. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!